9, 8, 7, 3, 2, 1, via. Inizio rettilineo dopo curva a destra. Da Venezia a Pordenone tramite laguna e fiumi. 7:30 di mattina comincia l'avventura. Ora ci dirigiamo a Lio Piccolo, dove ci sarà la partenza, e poi 9:30 si parte. Stiamo per uscire da Porto Chiave Vecchia, Fiesolo. Il navigatore sta già studiando. L'idea è quella di tenere la velocità istantanea e la velocità media qui. Ogni volta che si cambia velocità bisognerebbe azzerare e far ripartire l'app, in modo da avere sempre la velocità media pronta qui. Eccoci arrivati a Lio Grando. Allora, iscrizioni fatte, adesso attacchiamo i numeri e andiamo a far benzina. Messi d'accordo, non era cosa casuale. Vuoi pensare che invece sono stati fortunati? No, era tutto organizzato. Pochi attimi prima della partenza. Qualcuno è già partito, noi siamo pronti. Ecco il nostro setup. Si prosegue, siamo quasi arrivati alla prima neutralizzazione sulle conche del Cavallino per arrivare sul Sile di Jesolo. Velocità media 12 all'ora, eccola lì. Qui abbiamo il cronometro e via. È ancora una parte di relax. Eccoci qui, stiamo facendo la concata adesso. Eccoci qui. Tempo neutralizzato, adesso stiamo a 1:47, 1:47 dobbiamo trovarci esattamente al faro di Jesolo. Adesso intanto passiamo per le nostre parti qui. Comincia il trasferimento verso Porto Santa Margherita. Siamo pronti? 40, 20 secondi, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 4, 3, via, andiamo. E festa. Allora, Cafausta a destra. Commessera. Stiamo facendo il primo tratto a 8 km orari per poi cominciare a fare 36, quindi non farò più i video col cellulare ma li farò con la GoPro e basta. Ecco, questa è la fine. 19:16, è la fine. 16 secondi, 15, eccola qua, degli 8 km orari. Cominciamo con Canicolina a destra dopo Pilone, 550 metri. 15, 16. 36. 11. La 51esima edizione del Rally Motonautico Venezia Pordenone è una gara di regolarità dove ogni settore di gara vede sostanzialmente
una velocità media imposta, all'interno della quale ci saranno dei controlli palesi oppure dei controlli segreti del tempo. La gara si svolge unicamente in acque interne e solo un trasferimento è concesso anche in mare, ma si potrebbe comunque svolgere in acque interne. Quindi rispettivamente, partendo dal Lio Piccolo, si percorre il canale di Pordelio, si arriva alle conche di Piave Vecchia, si esce dalle porte di Piave Vecchia oppure si percorre tutto l'interno da Jesolo fino a Porto Santa Margherita con i canali interni, oppure esternamente verso il mare si arriva a Porto Santa Margherita, dove mediante il Livenza si va a risalire il Livenza, si va poi a percorrere il Meduna fino ad arrivare al Noncello. Al Noncello si fa un trasferimento e si arriva in centro a Pordenone. La durata totale della gara è di circa 90 km, mentre l'ultima parte non è conteggiata e quindi io stimo che siano circa intorno ai 110-120 km totali, partendo da Lio Piccolo e arrivando a Pordenone. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale e metti un like.